Ciao ragazzi, quanto vi ho fatto aspettare per questo video? Lo so, me ne sto vergognando un sacco, ma ho voluto sperimentare con tante ricette di colazioni sane e quindi ci ho messo un po' a registrarlo. In realtà vorrei far diventare questo video un appuntamento mensile almeno, quindi se vi piace l'idea lasciatemi un pollice in su così porterò altri video su colazioni sane, magari anche salate. Vi interessano le colazioni salate? Non lo so, io di solito mangio solo dolce, quindi mi sono concentrata su quello. Alcuni ragazzi vi dico già che sembrano dei dolci strasfiziosi, ma qui non usiamo zucchero, non usiamo ingredienti particolarmente elaborati, sono tutte ricette semplici, sono riuscita a farle io, quindi riuscirete sicuramente a farle anche voi. Ormai da dicembre ho dato un po' un twist alla mia vita, sono tornata ad appassionarmi all'alimentazione sana, allo sport. Ho sempre avuto questa passione un po' latente, diciamo, che mi facevo prendere dalla pigrizia e da tante altre cose, pensieri che mi impedivano di vivere la vita in maniera molto più tranquilla, spensierata, e di conseguenza volermi più bene, mangiare bene. Mi piacerebbe parlarvi anche di questo, però prima vorrei far passare un po' di tempo per vedere come va e avere più cose da dirvi una volta in cui il mio percorso sarà andato avanti. Però come vi dicevo, oggi vi farò vedere 5 idee di colazioni sane, dolci, sono solo dolci. Se volete idee di ricette salate, scrivetemelo giù nei commenti. Mi è piaciuto tantissimo registrare questo video perché ho mangiato come un maiale e penso che cambierò la vita di alcuni di voi. Voglio dire questa cosa, fare questo statement. Perciò ovviamente se ricreerete una di queste colazioni, pubblicate una foto su Instagram e taggatemi sulle stories, mandatemela in direct, dove volete, però voglio sicuramente vedere i vostri risultati. Così mi fate anche sapere se vi sono piaciute le ricette, se avete cambiato qualcosa, cioè se sempre spazio per nuovi spunti quando si parla di cibo. Io vi lascio al video, però mi raccomando, per non perdere tutti i prossimi che usciranno, ricordatevi di iscrivervi al canale e, come vi ho detto, di lasciare un pollice in su se volete che questa serie sulle colazioni continui. La prima ricetta che vi faccio vedere è sicuramente la mia preferita. Sto parlando della Fit Cheesecake al cioccolato e cocco. Ragazzi, questa non sembra una colazione sana, ma un vero e proprio dolce, è buonissima. Per la base ho scelto di usare 2 fette biscottate integrali senza zuccheri aggiunti e le ho frullate con dei datteri. Ho voluto aggiungere anche un pochino di burro di cocco per avere una versione più sfiziosa, ma devo essere onesta, io di solito non lo metto e non sento la differenza. L'ultimo ingrediente da aggiungere è il latte, io uso quello di mandorla, avena, normale, quello che avete, e dovete ottenere la consistenza della granella da cheesecake, diciamo così. Il secondo step è preparare la cremina di cacao che mangio da anni ed è veramente uno dei miei grandi amori. Semplicemente mischio del cacao amaro in polvere, della stevia e poi un po' di acqua alla volta fino a ottenere una consistenza cremosa. Per la nostra cheesecake userò lo yogurt greco allo 0%. Se non amate lo yogurt ultramagro, potete usare anche quello normale, ovviamente cambierà la percentuale di grassi, però sta un po' ai vostri gusti. A questo punto vi servirà un coppa pasta, io l'ho comprato su Amazon, vi lascio il link in info box, e dovete mettere i vari strati di ingredienti partendo dalla base che va tamponata bene per creare questo letto di biscotto. Sopra vado a mettere poi la crema di cioccolato ed infine lo strato di yogurt al cocco valigliato. Va lasciata in frigo almeno un 3-4 ore, di solito la preparo la sera prima in modo da mangiarla a colazione e non ve ne pentirete. Io aspetto le vostre foto delle cheesecake perché sono sicura che ve ne innamorerete anche voi, soprattutto se amate il cibo sano. Per renderla più carina ho aggiunto anche un po' di frutta, lamponi, mirtilli, fragole, gli abbinamenti sono veramente infiniti. Il giorno dopo ne ho fatta un'altra con sopra crema di cacao e burro di mandorle e cocco. Devo fermarmi perché mi viene un attacco di fame, quindi passiamo alla prossima ricetta. Questa è molto più leggera, facile e anche veloce se non avete molto tempo. Sto parlando del milkshake alla fragola. Si tratta semplicemente di un frullato fatto con fragole, latte, gelato. In questo caso ho a casa un gelato proteico, ma potete usarne anche uno
normale al fior di latte, e come ultimo ingrediente ho usato anche la banana, che è opzionale, però secondo me rende il frullato più cremoso e corposo, quindi ve la consiglio. Anche per quanto riguarda il latte, potete usare quello che preferite. Quello di mandorle onestamente non mi sta piacendo tanto, di solito preferisco il latte di avena, il latte di riso o il latte di soia, e in base alla variante che userete cambierà totalmente il sapore. Comunque l'idea di avere un milkshake la mattina mi piace un sacco, perché riempie parecchio, però è molto facile da bere, veloce, quindi vi consiglio di provare questo tipo di idea di colazione. Passiamo poi al nostro rotolo al lampone, che è forse la ricetta più elaborata secondo me, perché dovremmo usare il forno, però in realtà la preparazione è molto facile. Basta dividere un uovo, perché monteremo prima gli albumi da soli fino a ottenere un composto bello spumoso, mentre dalla parte del tuorlo mischieremo la farina di riso, la farina integrale, un po' di stevia per rendere tutto più dolce e mezzo cucchiaio di lievito, perché vogliamo creare una sorta di pan di Spagna light. L'ultimo step è mischiare l'albume montato a neve con il resto del composto senza smontare tutto. Come vi dicevo, va cotta in forno, e se non avete una teglia abbastanza piccola potete fare come me e ricrearla, diciamo. Mentre il mio pan di Spagna sta cuocendo, vado a creare la crema di lamponi e yogurt. Dovete per forza usare lo yogurt greco, altrimenti la salsina viene troppo liquida. Semplicemente ho mischiato tutto, e poi una volta che il pan di Spagna è pronto vado a distribuire la mia cremina all'interno per poi fare un rotolo. Il mio un po' si è rotto, devo essere onesta, perché la cremina era un po' liquida, l'aspetto estetico non era dei migliori, ma ragazzi il sapore è fenomenale. Ho voluto anche rivisitare un po' il classico chia pudding, che sarebbe appunto il budino di semi di chia. Ci serviranno 2 tazzine e metteremo metà della dose dello yogurt greco in una e metà nell'altra. Poi solamente in una delle 2 aggiungerò il latte per avere una consistenza più cremosa, l'estratto di vaniglia per dare un sapore più da torta, diciamo. Mi raccomando, il latte è solo in una delle 2 tazzine. A questo punto potrò aggiungere metà dei semi di chia da una parte e metà dall'altra. Sembrano pochi, ma vedrete che piano pianino si gonfieranno e assumeranno tutta un'altra consistenza. E finalmente nella tazzina in cui non ho messo il latte vado ad aggiungere i 25 grammi ml, quello che volete, di caffè. Da una parte abbiamo lo yogurt vanigliato e dall'altra quello al caffè, a cui ho aggiunto anche la stevia perché altrimenti è super amaro. A questo punto li devo lasciare riposare e ho deciso di metterli in freezer per 10 minuti in modo che si addensassero un pochettino. Nel frattempo ho frullato 2 fette biscottate, tutto il budino al caffè, un altro strato di fette biscottate ed infine l'ultimo strato di chia pudding alla vaniglia, in modo da avere questo aspetto da tiramisù. Ho messo anche una bella spolveratina di cacao amaro, indispensabile direi per avere l'aspetto e l'idea e il gusto del tiramisù più o meno. Ultima ricetta per oggi, i nostri mini pancakes con cacao nibs. Li ho farciti con di tutto di più in realtà, vediamo la ricetta. Questa volta ho usato sia i mini fiocchi d'avena istantanei che la farina vera e propria. Ho messo 15 grammi di uno e 15 grammi dell'altro e poi aggiungo l'albume d'uovo. Ho aggiunto anche mezzo cucchiaino di lievito per dolci e mischio bene per ottenere una consistenza cremosa, aggiungendo anche i nostri protagonisti della ricetta, i cacao nibs, che sono dei pezzettini di fave di cacao crude particolari, devono piacere, un sapore molto intenso, da soli non sono buoni, ma in queste ricettine secondo me ci stanno benissimo. Se non si fosse capito, amo l'abbinamento cocco cioccolato, quindi ho messo anche un po' di cocco rapé. E vi consiglio di aggiungere a questo punto anche lo zucchero o la stevia. Io non li metto perché mi piace il sapore al naturale, però probabilmente se non siete abituati non è il massimo, quindi aggiungete zucchero o stevia. E sono felicissima perché per questa ricetta ho potuto usare la mia nuova padella comprata su Amazon, che ha le mini forme da circa 6 cm per fare i pancakes tutti uguali, e li ho farciti con un po' di yogurt greco, mirtilli e altre cacao nibs.
Perciò ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, io mi sono divertita un mondo a registrarlo e onestamente mi devo un po' calmare perché sennò divento un canale di cibo. Quando mi prendo bene con le cose io non riesco a fermarmi, quindi tra fitness, cibo sano, cose salutari, ultimamente sto facendo davvero il pieno, ma devo dire che da dicembre ho un po' ritrovato il focus su me stessa e mi sta piacendo prendermi cura di me, quindi sappiate che arriveranno anche dei video in cui vi racconterò come ho fatto, come sto facendo ad allenarmi tutti i giorni, mangiare bene tutti i giorni e soprattutto vivere un rapporto più sano con me stessa e con il mio corpo, però voglio prendermi ancora un po' di tempo per vedere come va. Alla fine sono passati solo 3 mesi e secondo me non è abbastanza, ci vuole un po' di più, voglio avere più cose da dirvi. Vabbè, a parte questo vi ricordo di lasciare un pollice in su se volete che la serie sulle colazioni continui, di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video cibosi e non cibosi, make-uposi, vlog che usciranno. Io vi saluto e ci vediamo prestissimo, ciao!